Noi siamo Cultura Edizioni, una casa editrice nata da poco, siamo partiti insomma da un mesetto. Questa sera vi consegniamo il nostro primo lavoro, la nostra prima pubblicazione, Il Paladino di Salerno, il fumetto che ha come autore Daniele De Crescenzo. Oltre me e a Daniele, Marco Giordano, carissimo amico, collega e socio, che non è oggi con noi perché è tornato nella sua Torino, ma sarà con noi nelle prossime occasioni. Ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera, che siete intervenuti, e volevo ringraziare Michele soprattutto e anche Angelo Coscia che diciamo all'ultimo minuto però ci ha tenuto a unirsi a questo, a questa presentazione. Ecco, forse da anche tanti incontri negativi poi si trovano persone come quelle qui presenti oggi, con le quali noi come associazione operiamo da un po', ci ritroviamo ad operare e ci fa piacere condividere questo percorso con voi. Quindi grazie davvero dell'invito e di questa grande possibilità. Dialogare un attimo con Stefano su quello che è il prodotto vero e proprio del Paladino, passare la parola anche ad Angelo, che dalla prima lettura, si può dire, anche prima della prima lettura del prodotto, ha avuto delle parole molto molto belle su quello che è il mio lavoro, insomma il lavoro della casa editrice e tutto quello che adesso insomma abbiamo tra le mani. Loro a Salerno tirano fuori la casa editrice e poi dico vabbè, chissà che pubblicherà, escono con questo, quindi sono realmente Don Chisciotte, ma loro sono Don Chisciotte, Sancho Panza, cioè siete tutto il gruppo Ronzinante Comune. E aver visto per tanto tempo Crozza, per un attimo ho avuto paura di leggerlo, la verità, perché dicevo, poi mi ritrovo con Crozza a fumetti, e invece no. Mi ha proprio preso, cioè io sono messo le mie belle tre ore ma non mi sono staccato tutto. La cosa bella è che all'interno non ti fa vedere lui, vedete tutti quelli che stanno intorno a lui. È un fumetto che va oltre la caricatura del personaggio, racconta un modo di fare politica, racconta un contesto, racconta anche un modo di concepire la cosa pubblica, l'amministrazione, però in realtà il Paladino sintetizza un po' quello che è il comportamento, che sono anche i tic e che sono ormai, come dire, che è la fisionomia, no? del politico in Italia e non soltanto. Ed è soprattutto una figura che necessita di un nemico a tutti i costi.